Lucio pretendevano i royalty. A parlare era il senatore Vincenzo D'Anna. E sapete su quale parola pretendeva di avere una royalty? Su un insulto. A guardare le numerose scene di certi parlamentari di oggi, forse Pietro Calamandrei si rivolterebbe nella tomba. Perché i nuovi padri costituenti, gli artefici della riforma della Costituzione targata Matteo Renzi, sembrano essere, almeno nel linguaggio, decisamente l'opposto dei vecchi. Una riscrittura di parte della carta affidata a signori che di insulti, parolacce e gestacci non se ne risparmiano mai. Come quando Denis Verdini insultò il senatore bergamasco della Lega Nord Nunziante Consiglio, aiutando a comprendere meglio le parole con un gesto. E ancora, rimanendo in tema di parole pesanti, Lucio Barani, sempre del gruppo ALA, definì i giudici belve feroci assetate di sangue dei politici. O quando il deputato Francesco Sanna del Partito Democratico fu accusato di aver dato della donna di strada, per usare parole garbate, alla collega del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco. Da segnalare anche un intervento proprio delle ultime ore. Io ricordo a me e agli astanti quella parte che dice: le vergini dai candidi manti, rotte di dietro e sane davanti. Senatore, qua non è che siamo a una festa di laurea goliardica, prego.